Ciao amici di Goriccia TV, sono voluto andare a vedere due splendide artiste, Monica e Irina, in Piazza Vittoria. Se volete fare dei regali veramente splendidi e particolari, dovete venire qua. Ecco, questa è l'entrata, Piazza Vittoria. Qua si entra e andiamo cari a trovare amici, Monica e Irina, due artiste veramente speciali. Adesso lascio artiste. Il parlato di allora, originale. Qua vai Roby! E qua c'è Monica Bernardini e Irina. E adesso andiamo a vedere, guardate che bellissima entrata che c'hanno. Io adesso stoppo un secondo. Ecco, guardate che bellissima entrata. Vedete? Queste sono nella casa delle artiste, Monica e Irina. Guardate che bellissima entrata. Adesso vediamo se riusciamo a intervistare le due artiste. Qua salutiamo Martina. Ciao Martina. Eccola, lei è impegnata nel lavoro, no Martina? Oh, ecco, eccoci qua. Ciao, ciao. Ciao. Come state? Come state? Bene, bene, molto bene. Sì, ma abbiamo, sì, ho visto, ho detto da fuori che vado a trovare le due artiste. Benissimo. Monica qua a destra e Irina a sinistra. Allora, Irina, va bene, comunque. Allora, comincio con Monica. Monica, cosa mi puoi dire dei vostri lavori, del Natale che sta arrivando anche? Sì, come già sanno, che da un po' che io faccio questo lavoro, anche sì. Quest'anno ho presentato il Natale, è il mio Natale, fatto tutto a mano, quest'anno c'è una novità, lavoro anche su legno, lasero, quindi lavoro con un macchinario nuovo, posso fare qualsiasi tipo di intaglio, e anche cose piccole piccole minute, quindi è un qualcosa in più che ho aggiunto al mio lavoro. Beh. E poi la novità appunto di quest'anno è Irina. Esatto. Sì, Irina. Allora, esatto. Irina, andiamo da Irina allora. Sì. Irina, senti, cosa mi puoi dire del tuo lavoro? Perché mi hanno detto che fai delle cose molto molto belle. Bellissime, sì. Io invece lavoro con il vetro, con sì. Stelle Swarovski e anche berline giapponese, sì. Stelle in vetro sempre. E faccio gioielli, pezzi, tutti pezzi unici. E, no, buon Natale a tutti, buone feste. Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti. Sì. Grazie che venite. Che siete, sì, con ma noi. Poi quest'anno allora. È anche nata la collaborazione tra me e Irina. Sì, esatto. Sì. Abbiamo unito il legno con i cristalli. Vuoi far vedere qualche cosina che facciamo? Diciamo io disegno. Il disegno. Faccio allora. Disegni preparatori, poi li lasero sì. Il legno e creo dei piccoli gioielli che Irina va a impreziosire come quello che ti fa vedere adesso. Vediamo Irina. Ecco, quello è un albero della vita. Sì, molto bello. Disegnato e laserato col. Beh, bellissimo proprio. È bello, vero? Sì, ma impreziosisce con questi. Sì. Diciamo allora che sì. Anche per fare un bel regalo di Natale basta venire in Piazza Vittoria, no? Che numero è, scusa? Allora, Piazza Vittoria numero 14, sì. Corte interna, e trova me e Irina. E questa è una cosa molto bella perché sì. Abbiamo due artiste. Sì. Che lei lavora sul vetro, sul cristallo. Sì, con delle perline in vetro, ma anche in placatoro, sono lei crea dei gioielli di alta bigiotteria. Questa è una cosa importante. Sì, sì. Allora, se uno vuole può venire qua, ti dice, senti, io voglio questo regalino fatto in questo modo e te glielo fai, giusto o no? Sì, sì. Allora, diciamo, unici. Allora, diciamo anche a tutta la gente che ci guarda, sì. Cari amici, venite in Piazza Vittoria. Che c'è? Continuate a venire sì, sì? In Piazza Vittoria qui perché quest'anno ci sono anche delle novità. E quindi trovate dal piccolo regalino del pensiero, quindi minimo, giusto per farlo sì. Presente, alla cosa più diciamo, più al regalo un pochettino più costi, sì, esatto. Abbiamo delle, esatto, dai, abbiamo delle diciamo cose più così. Leggere, sì. Le cose un pochettino più. Per tutte le tasche, dai. Esatto, per tutte le tasche, questa sì, è una bellissima esatto, cosa. Esatto. Allora, io adesso faccio una bella conclusione con tutte e due voi. Lei gli auguri di Buon Natale li ha fatti, dimmelo anche in russo. Buon Natale. Buon Natale. Merry Christmas, diciamo. Ah, sì, no, in russo non si. Come si dice? Buone feste. Счастливого Рождества. Ecco. In russo così. Счастливого Рождества. Buon Natale. Bene. Benissimo. E buon Natale anche da parte mia.
Benissimo, a allora, tutti quanti. ok, senti, allora ti facciamo tanti auguri grazie, e buon lavoro mille. A queste due dolcissime artiste. Grazie, aspetta. Buon lavoro anche a te, Roby. Grazie mille. Ciao. Ecco qua, chiudo così. Bene, allora senti Monica, fammi vedere la novità di quest'anno. Ma quest'anno mi sì. sono inventata così sì. per chi va a trovare una famiglia, ad esempio, di più persone, senza portare tanti piccoli regalini, sì. ho pensato ad una scatola famiglia nella quale trovare un pensiero con un unico, diciamo, con un unico regalo. Pensiero, un sì. unico regalo, il pensierino per tutti. Sono queste. Se fammi vedere, sì. sì. Queste box family box. Ah, guarda che così. Bello. Sì. E dentro tu apri. Ci sono dei gengilli. Ah, sì, esatto. Guarda, che bel pensiero proprio. E sono sì, sì. comunque disegnate a mano e dopo laserate, sì. dipinte e rincollate i singoli pezzi. È comunque un lavoro artigianale. Beh, comunque una bellissima iniziativa. Sì. Senti, allora io concludo con te, ti saluto grazie. E buon lavoro. Sono molto gentile. Grazie a te, ciao. Ciao. Bene, tanti auguri a Monica Bernardini e a Irina. Se dovete fare dei regali venite qua che veramente sono due persone speciali, favolose.